Ciao a tutte, faccio la struccata perché questo sarà un Get Ready With Me. E voglio utilizzare una palette che sinceramente non ho mai trovato, no, non ho mai utilizzato, che è questa qui. Ed è la palette appunto di Sephora. Codesta. Cioè, non è che non l'ho mai utilizzato, in realtà non l'ho mai utilizzato fino a quest'ultimo periodo perché la sto utilizzando tantissimo. E niente, quindi voglio farvi un trucco con questa palette che potete ancora reperire da Sephora. E io trovo che questa sia un dupe molto valido per quanto riguarda la Naked 2 di Urban Decay. Comunque, io direi di iniziare prima di tutto dalla base. Partiamo. Correttore il solito, il Garnier Pure Active. Eccolo qua. Ho applicato una crema della Cien, Cien, qualche. Per provarlo un attimo e per darvi un'opinione anche su quella crema che stavo utilizzando mio papà. Allora, adesso ne ha iniziato un'altra, detto che quella lì non gli piaceva più di tanto, lui ha detto vabbè, provo io e vediamo come va su di me. E quindi ho fatto una pausa perché ho finito la mia crema dell'LD. E stavo utilizzando in questo periodo la crema del dottor Auschka. Prendo il camouflage. Di Catrice. E copro questo bell'occhio. Scusate, ho dovuto stoppare il viso, infatti come si può notare dal naso, perché mi è venuto da starnutire. E mi è venuto un attacco di starnuto per l'allergia al polline. Fantastico. Mi stavo dicendo, applico l'All Matte Plus Plus Plus, quel che è, di Catrice. Ne applico un po' sul dorso della mia mano. E poi lo applico su tutto il mio viso. Faccio così, ne applico. Qui, un po' qui, anche sotto il momento, un po' su tutti i miei occhi e poi vado a sfumarlo. Vado ad applicare il mio Love Instant Anti-Age. Applico anche sulla palpebra perché così mi funge tipo anche da base ombretto. La mia Cipria Make Up Forever HD, che è la cipria che uso tutti i giorni, non linciatemi, ma è uno, una cipria interminabile, due, l'ho presa al Cosmo Prof 2013, tipo l'ho aperta quest'inverno, per prima di ho finito tutte le altre ciprie che avevo. Ho lasciato un po' che il fondotinta prima si tipo si sistemasse sulla mia pelle. Bello, interessante. Questo ombretto qua, che è un color Madonna santa, questo che è tipo un color panna su tutta la mia palpebra mobile, e anche sulla palpebra fissa. Scusatemi per questi rumori, ma mio padre ha voluto lasciare la porta aperta e ha voluto che si sentisse il mondo. Vabbè, poi vado ad applicare questi marroni qui. Questi qui spero si vedano. Che sono appunto dei colori opachi. Nella mia palpebra, sì, nella mia piega, cavolo dico. Ed è molto carino, molto molto molto. Cioè, mi si vede troppo sto coso, dai! Questo che no. Questo qua non è un pelo, ma è una macchia che ho sull'occhio. Ve lo dico perché può sembrare tipo un pelo enorme, ma è una macchia. Faccio anche la stessa cosa dell'altro occhio.
Poi andrò ad applicare che ombretto dite che vado ad applicare? Andrò ad applicare questo colorino qua. Questo qui. Su tutta la palpebra mobile. È l'ombretto che uso di più in realtà. Notato che la macchinetta si era fermata, ritornando al trucco occhi che cerco di farvi vedere nel modo migliore. E stavo già partendo col mascara, ma ho notato che si è fermata. Questo sarebbe un po' il mio trucco degli occhi. Ora tolgo un attimo lo zoom in modo da riprendere tutte e due. Allora, stavo dicendo, avevo applicato appunto precedentemente, soltanto che secondo me si vede, cioè risalta molto di più, è molto più bello dal vivo che in videocamera. In videocamera, boh, è un po' più bruttino, non lo so, a mio parere. Avevo applicato appunto, oddio, questo qui, questo colore qui, che è molto molto carino. E adesso lo riapplico un po' con voi. Cioè, è bellino. Prendo un pennellino che c'è in dotazione nella palette, questo qui, e prendo questo illuminante, questo qui, che è molto scimmeroso, e lo applico sotto l'arcata. Ok. Ok, e intanto vado anche un po' a sfumare per non avere uno stacco proprio netto. Ok. E poi prendo l'altra parte del pennellino, oddio, e prendo l'eyeliner che è tipo un ombretto un po' in polvere e prendo quello marrone scuro, anche se questo è sporco di nero, vabbè. Prendo il marrone scuro e traccio una linea di eyeliner. Molto molto leggera, cioè si deve appena vedere. In questo modo. Lo faccio anche sull'altro occhio. Ha lanciato recentemente sul mercato Maybelline, che è appunto questo qua. Ui. Ui, bella zia. Bella zio, bella fra. Ui, ui. Ok. È il ciglia sensazionali. Questo qui. Adesso l'ho applicato male, però vi faccio anche un'applicazione. Vabbè, ragazzi, ormai quello l'avevo applicato. È andata male questa. Vabbè, ho applicato questo qui. Io poi questi. Errorini qui. Io con questo mi sporco sempre, costantemente. Tutte le volte. Non so come mai. Forse perché ha lo scovolino. Boh, non lo so. Magari non prendiamoci i capelli.
Questo diciamo abbastanza il trucco. È molto molto bello questo ombretto, ragazzi, cioè. Vedete? Cioè, ho appoggiato. Ma si può? Alla mia ciglia. Che tocca la parte inferiore del mio occhio, ma si può, ma sono molto sfigata. Questo è appunto il trucco. E come blusk, magari un attimo, come blusk applico il mio solito blusk di Essence. Awesome, questo qui, c'è proprio ormai poverino, proprio una passata leggera leggera. Boh, qua sembra che io sia Heidi in questo momento, però oh, non è così. Cioè, risulta molto più acceso. Non so come mai. No, torno indietro. E niente, questo che è. Vi sia piaciuto? Non lo so, io più che altro spero vi sia piaciuto. E niente, noi ci vediamo al prossimo video.